Con coach Mario Barbiero commentiamo questa sconfitta 3-2 contro Lagonegro, una partita strana, iniziata male, poi una bella reazione che vi ha portati al tiebreak dove conducevate 7-1 e poi si è spenta la luce. Cosa è successo? Beh, la partita è stata alterna tutta. Abbiamo approcciato molto male dal punto di vista proprio della convinzione, ma e abbiamo tenuto un ritmo basso di gioco. Quando il ritmo basso si intende un intercalare di cose fatte bene e cose fatte male, quando si equivalgono non si prende mai il ritmo di gioco. Per cui gli errori ci hanno un po'. Abbiamo un po' pagato gli errori, abbiamo un po' pagato alcune azioni prolungate che non abbiamo chiuso. Poi per una serie di circostanze alla fine del terzo set alcune cose le abbiamo fatte bene, altre siamo stati anche aiutati dalla fortuna, siamo riusciti ad agguantare il terzo set, da lì siamo risaliti fino all'8-4 del tie break. Non mi spiego il crollo a quel punto, perché siamo crollati a Reggio Emilia in questo modo e lo abbiamo fatto anche oggi. Quindi quando sei lì devi chiudere, non si può aspettare. Tra le note positive direi la riconferma di Festi, che ha fatto di nuovo una bella partita, e poi la vetrina che hai voluto dare al giovane Camperi, che è stato in campo praticamente un set intero. Beh, non si tratta di vetrina, si tratta di necessità. Camperi è un ragazzo di Mondovì che sta crescendo, c'è stata la necessità e quindi di necessità abbiamo fatto virtù ed è entrato in campo e ha giocato veramente bene, però voglio dire, lui è un ragazzo di sicuro talento, di sicuro interesse, bisogna dargli il tempo di crescere e queste situazioni, questi momenti sicuramente lo faranno crescere molto. Grazie.